salvare la memoria dei ghiacciai, che come vere e proprie casseforti hanno intrappolato in loro tracce dell'ambiente terrestre del passato e sono in grado di raccontarci cosa è successo sul nostro pianeta. È questo l'obiettivo di Ice Memory, il progetto internazionale nato nel 2015 per salvare il patrimonio glaciale di tutto il mondo. Il ghiaccio mantiene al proprio interno delle informazioni formidabili sul clima del passato e quando andiamo ad effettuare dei carotaggi in questi siti di alta quota, strato dopo strato riusciamo a ricostruire quelle che erano le condizioni ambientali e climatiche degli anni passati. L'obiettivo del progetto, di cui l'Italia è capofila, è quindi quello di salvaguardare questi libri di ghiaccio, andando a prelevare delle carote in diversi siti alpini al fine di proteggerli dal riscaldamento climatico. A causa del riscaldamento globale, questi ghiacciai stanno letteralmente sparendo sotto i nostri piedi, stanno perdendo massa, stanno perdendo volume e oltre alla perdita della risorsa acqua, anche le informazioni che sono contenute nei ghiacciai stanno letteralmente sparendo. I ghiacciai sono come un termometro per misurare lo stato del clima. Il riscaldamento climatico in atto sta avendo un effetto diretto e devastante sul loro stato di salute. Interi sistemi glaciali si stanno riducendo e alcuni ormai stanno scomparendo. Gli ultimi campanelli d'allarme arrivano dal Monte Bianco, dove un ghiacciaio rischia di crollare sfiancato dal caldo sopra la media. Nei mesi scorsi abbiamo assistito a un comportamento particolare di uno specifico ghiacciaio montano nell'arco alpino. Stiamo parlando del ghiacciaio del Pamplinsee sui versanti del Monte Bianco vicino a Courmayeur. Sappiamo che tutti i ghiacciai, in linea di massima, quelli che sono attivi, si muovono, hanno un movimento verso valle. Quello che desta particolare attenzione e ci fa accendere un campanello d'allarme è il livello di velocità con cui questi corpi glaciali si avvicinano. Il monitoraggio ha misurato avanzamenti della parte distale del ghiacciaio di anche 160-170 cm al giorno. Esistono altri esempi però di ghiacciai limitrofi al Pamplinsee che necessitano di un monitoraggio continuo, come per esempio il Seraco Wiper oppure lo Sperone della Brembra. Ice Memory rappresenta l'ultima chance per conservare le informazioni ambientali e climatiche contenute nei ghiacciai. Una vera lotta contro il tempo. Visto che i ghiacciai sono ormai l'unico strumento per poter conoscere, anzi imparare, che cosa è successo nel passato, noi dobbiamo riuscire a conservarli il più possibile. Quindi da qualche anno è cominciato questo grande progetto che ha preso piede con l'obiettivo di poter salvaguardare delle carote di ghiaccio. La perdita di ghiaccio non rappresenta soltanto un problema per l'ambiente e per la sicurezza delle persone, ma anche una potenziale perdita culturale e scientifica. Ma come recuperare e conservare le informazioni? I ghiacciai delle Alpi soprattutto rischiano di estinguersi da qui alla fine di questo secolo e quindi per preservare in un certo senso la memoria climatica che il ghiaccio ha, gli scienziati, noi di Venezia, nella fattispecie, siamo chiamati per andare in questi luoghi e raccogliere delle carote di ghiaccio per poi conservarle in un frigorifero naturale in Antartide affinché possano essere a disposizione per le future generazioni di scienziati che potranno fare delle scoperte che oggi magari non sono possibili. Le carote di ghiaccio sono come una sorta di libro di storia che ci racconta la storia appunto climatica del nostro pianeta. Sono scritte in un linguaggio chimico che quindi gli scienziati sono in grado di decifrare. Il problema è che questo libro è come se a causa del cambiamento climatico ci fosse stata una bottiglia d'acqua che si è rovesciata, no, sul libro e sull'inchiostro, rischiando appunto di compromettere l'informazione contenuta nelle carote. L'obiettivo appunto è quello di raccogliere queste carote e conservarle per le future generazioni. Quello che oggi non è possibile scoprire, probabilmente in futuro lo sarà. I campioni prelevati dai ghiacciai del mondo e conservati in Antartide saranno patrimonio dell'umanità. I primi sono stati estratti dal team internazionale sul Monte Bianco in Francia nel 2016, in Bolivia nel 2017, in Russia nel 2018.
sono state effettuate indagini preliminari sul ghiacciaio del Gran Combin, al confine tra la Svizzera e l'Italia, in previsione della missione che sarà compiuta nei prossimi mesi. Si passerà poi alla spedizione sul Kilimangiaro. Ad oggi non possiamo sapere come sarà il mondo tra un centinaio d'anni o più, quando gli scienziati apriranno queste scatole e analizzeranno le carote di ghiaccio. Grazie a Ice Memory, però, potremmo dire che il ghiacciaio continuerà a vivere.